Salve e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Science News. Prima di proseguire con le notizie di questa settimana, dobbiamo fare un annuncio. Noi del team abbiamo deciso di permettere a voi che ci seguite di parlare con noi e farci domande, quindi abbiamo aperto un gruppo Telegram a cui tutti voi potete unirvi. Qui, oltre a ciò, potete confrontarvi anche con gli altri iscritti del canale, parlare di moltissimi argomenti e si potrà conversare liberamente e scambiarci foto, meme, curiosità, notizie della scienza e tanto altro. Vi aspettiamo, chi si unirà al gruppo sarà il benvenuto. Specifichiamo che l'educazione viene prima di tutto e che la esigiamo. Se questa viene a mancare, il ban sarà immediato. Detto ciò, se non avete Telegram, correte a scaricarlo e andate in descrizione dove troverete il link per poter accedere al gruppo. Siamo certi che nel gruppo si creerà un clima di cordiale ed educata conversazione costruttiva in cui tutti potranno imparare qualcosa e divertirsi. Grazie per l'attenzione. Bene, adesso partiamo con le notizie di questa settimana. In un nuovo articolo è stato descritto in maniera dettagliata lo scheletro fossile del dinosauro ornitischio Scelidosaurus, ritrovato in Inghilterra e risalente al Giurassico inferiore. Gli autori dello studio, oltre alla scatola cranica e ai principali sistemi sensoriali, hanno analizzato anche la muscolatura di questo dinosauro erbivoro, deducendo che il movimento masticatorio della mandibola dovesse essere verticale, permettendo uno sminuzzamento efficiente del cibo. Secondo i ricercatori, sebbene le proporzioni degli arti e la muscolatura pelvica e pettorale indichino una locomozione bipede, Scelidosaurus era capace di spostarsi anche su quattro zampe, pur non essendo particolarmente agile. Infine, nello stesso studio, gli autori hanno compiuto una valutazione critica dei set di dati usati in precedenza per analizzare la collocazione sistematica di Scelidosaurus, trovando una nuova posizione per questo taxon all'interno dell'albero evolutivo dei dinosauri ornitischi. I risultati dello studio hanno permesso ai ricercatori di ridisegnare l'albero evolutivo dei tireofori, ovvero il gruppo che comprende, tra gli altri, dinosauri molto noti come Stegosaurus e Ankylosaurus. In questo nuovo cladogramma, Scelidosaurus sarebbe molto più vicino alla base del clade degli anchilosauri che non all'antenato comune di tutti i tireofori. Generalmente, l'occhio composto viene considerato come una caratteristica ancestrale a tutti gli artropodi. In un nuovo studio viene descritta la struttura interna dell'occhio di un trilobite. Il trilobite in questione è Aula copleura coninchii, una specie che abitava il nostro pianeta 429 milioni di anni fa. Il fossile ben conservato di Aula copleura ha permesso ai paleontologi di studiarne la struttura interna. L'occhio composto, del tutto simile a quello dei moderni insetti, era formato da diversi ommatidi, ognuno dei quali era formato da una lente costituita da calcite a basso contenuto di magnesio, da un ampio cono cristallino e da 8 cellule recettrici ben visibili. Ogni ommatide sferico era distanziato dall'altro con una certa distanza. L'occhio, seppur differente esternamente da quello di api e libellule odierne, si presenta praticamente identico nella sua struttura interna, testimoniando così che questo tipo di organo sensoriale è rimasto quasi del tutto invariato per 429 milioni di anni all'interno del gruppo degli artropodi. In un nuovo studio è stata esaminata la istologia delle ossa fossili dei dinosauri ornitopodi Trinisaura e Morrosaurus, provenienti dal Cretaceo superiore dell'Antartide. L'osso corticale, ovvero la parte più densa ed esterna delle ossa, presenta un tessuto fibrolamellare altamente vascolarizzato, indice di una crescita relativamente rapida, intervallato però da alcune linee d'arresto della crescita. I fossili esaminati suggeriscono che gli esemplari fossero dei subadulti sessualmente maturi non ancora completamente cresciuti. L'andamento della crescita somiglia molto a quella riscontrata in altri ornitopodi gondwaniani, anche se vissuti a latitudini differenti, mentre si discosta molto dal pattern osservato nei ceratopsi ed adrosauri vissuti contemporaneamente nell'emisfero boreale, i quali mostrano invece una variazione della crescita ossea al cambiare della latitudine. Questa caratteristica potrebbe significare che gli ornitopodi vissuti nell'emisfero australe potrebbero essere stati accomunati dall'adattamento ad ambienti con escursione termica annua particolarmente accentuata. Altra notizia di questa settimana. Quando pensiamo agli animali australiani, pensiamo subito ai marsupiali, che effettivamente sono i mammiferi più comuni nel continente. Ciò nonostante, l'Australia ospita anche numerose specie di mammiferi placentati. Oltre ai dingo, il cui arrivo è relativamente recente, ricordiamo anche numerose specie di roditori e di pinnipedi, e questi ultimi sono l'argomento di oggi.
Oggi le coste dell'Australia sono visitate soprattutto da otarie, i pinnipedi del clade Otaridi. Mentre tra le foche, focidi, solo poche, tra cui l'elefante marino e la foca leopardo, vi fanno occasionalmente sosta. Tuttavia, sappiamo da resti fossili che le foche arrivarono nella regione milioni di anni prima delle otarie, che in questo senso sono nuovi arrivi in Australia. Ora un nuovo studio prende in esame nuovi resti di focidi provenienti dal sito costiero di Beaumaris, vicino a Melbourne, che non solo raddoppiano il record fossile di questi animali nel continente, ma ne costituiscono anche i rappresentanti più antichi noti, risalenti a circa 5 milioni di anni fa. I fossili appartengono probabilmente a 9 individui diversi, uno dei quali è stato riconosciuto come appartenente al clade Monachine, lo stesso gruppo a cui appartengono foche leopardo ed elefanti marini di oggi. Tuttavia, i fossili in questione rappresentano tutti animali relativamente piccoli, intorno ai 1,7 metri di lunghezza, poca cosa rispetto ai 3 metri delle foche leopardo o ai 5 metri degli elefanti marini. Questo trend verso dimensioni ridotte contrasta per esempio con la presenza di grandi predatori coevi, come il gigantesco squalo megalodon e grandi capodogli. Questa anomalia è stata messa in correlazione col fatto che 5 milioni di anni fa le temperature dell'Australia sudorientale erano di circa tra i 2 e i 4 gradi più alte di quelle di oggi, con livelli del mare fino a 25 metri più alti. Questi mari caldi potevano sostenere una maggiore diversità di megafauna marina di oggi, ma le catene alimentari risultavano più lunghe ma meno efficienti da un punto di vista energetico. Quindi potevano supportare solo pochi grandi predatori, mentre altri, come le foche, erano relegati a dimensioni minute. Ciò suggerisce che le grandi dimensioni delle foche antartiche di oggi sono dovute a oceani più freddi con catene alimentari energeticamente più efficienti, in cui è disponibile più cibo per gli animali marini. Se il cambiamento climatico continuerà a riscaldare gli oceani, le catene alimentari potrebbero nuovamente diventare meno efficienti, con conseguente perdita delle risorse su cui le grandi foche di oggi fanno affidamento per la loro sopravvivenza. Le città oramai sono una componente quantomeno significativa in certe aree del nostro pianeta, specialmente per noi esseri umani che ci viviamo dentro. Questi eterogenei centri antropizzati possono essere però luogo di importanti interazioni biologiche ed ecologiche, guidate dalla flora e la fauna che ci abitano. Un nuovo ed innovativo studio cerca di comprendere come la struttura di certe aree urbane, influenzata dalle differenze di benessere, potere e contesti sociali, possa influire sull'ecologia in questi luoghi. Sappiamo bene come in molti contesti sociali che hanno portato in passato alla segregazione razziale di alcune etnie in certi quartieri abbiano influenzato la struttura delle città. Questa disparità nel benessere tra quartieri ricchi e quartieri poveri, questi ultimi spesso abitati da immigrati, minoranze oppresse o persone di colore, porta a gravi conseguenze anche sull'ambiente in questi luoghi. I cosiddetti ghetti adibiti ad ospitare tali minoranze sono luoghi poco ricchi di fauna e flora, rendendo queste aree meno salubri ed ecologicamente meno ricche. Si può assumere perciò che il razzismo contribuisce in modo inaspettatamente grave al deterioramento ambientale. Questo studio davvero particolare ci illustra quanto il razzismo e le discriminazioni sociali non danneggino solo le persone, ma anche l'ambiente. Le vere cause dell'estinzione alla fine del Pleistocene della maggior parte della megafauna sono sempre rimaste delle ipotesi sfumate. Alcune di queste ipotesi vedevano come causa scatenante l'estinzione di questa fauna di grosse dimensioni la predazione da parte dell'uomo e, dall'altra parte, il cambiamento climatico alla fine dell'ultimo periodo glaciale. Ora, un nuovo e completo studio sul paleogenoma estratto dai resti ossei del rinoceronte lanoso Celodonta antiquitatis rivelano nuove informazioni sulle effettive cause dell'estinzione di questa particolare specie della megafauna pleistocenica. Per lo studio sono stati esaminati un genoma nucleare completo e 14 genomi mitocondriali. I risultati mostrano che fino al momento della scomparsa della specie, il numero della popolazione è rimasto stabile e non vi è evidenza di una crisi demografica. Infatti, non vi sono prove di accoppiamenti tra consanguinei o diminuzione della diversità genetica nelle popolazioni. E anzi, a differenza di altre specie della megafauna, i rinoceronti lanosi ebbero addirittura un incremento della popolazione, circa 29.700 anni fa. Altro interessante fatto riscontrato è che le popolazioni rimasero stabili anche per più di 13.000 anni dal primo arrivo di Homo sapiens nei loro territori.
Lo studio avanza perciò che l'evento che influì maggiormente sull'estinzione del rinoceronte lanoso fu il cambiamento climatico, in particolare il rapido riscaldamento durante l'interstadiale di Bolling Ellerod, un periodo compreso tra 14.700 e 19.900 anni fa. Infatti la specie era specificatamente adattata agli ambienti freddi della tundra e perciò il riscaldamento repentino non permise a questi animali di potersi spostare in altre zone ed infine la riduzione dell'habitat ne causò l'estinzione. Bene, le notizie di questa settimana sono finite. Se ti è piaciuto il video ti invitiamo a lasciare un like. Se invece vuoi sostenere noi ed il nostro lavoro, iscriviti. Se già lo hai fatto, ti ricordo invece di accendere la campanellina delle notifiche per non perderti nessun video. Inoltre ringraziamo i componenti del team Mattia Iuri Messina, Davide Gioia, Luca De Florian, Antonio Miaila e naturalmente il nostro caro Ivan Iofrida. Io intanto vi lascio e vi auguro un buon inizio di settimana e vi ricordo che, come sempre, il video di oggi è stato approvato dal nostro vecchio Lambeosaurus Lambei.